Welcome! Io sono Miss Famme Sape e se vuoi l'ultime notizie di gossip, clicca il pulsante iscriviti qui sotto e per te alla fine una sorpresa. La passerina ha cinguettato che tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono e discussioni sempre più accese. Chi sarà eliminato dal Grande Fratello VIP al 27 febbraio 2023? Non mancare di scrivere nei commenti chi vuoi salvare. Lunedì sera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e, ancora una volta, sarà il pubblico da casa a decidere. Per scoprire cosa è successo, guarda il video completo. Ciao ciao! Esito del televoto: Nicole prima nella classifica con il 33,5%, Antonella segue con il 30,1%. La incorvaia è la rivelazione di questo televoto: ha battuto la favorita Nikita, che ha sempre vinto tutti i televoto. Nikita passa al terzo posto 24,3% e Antonello Spinalvese ultimo in classifica con 12,1% è stato eliminato per sempre dalla casa di Cinecittà e incontra la Ginevra Lamborghini e sono boom. È nata una nuova coppia? Per aver infranto il regolamento, Edoardo Tavassi, Nicole Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, vengono mandati al televoto eliminatorio per punizione. Poi vengono nominati anche Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Nikita Peraison. Lunedì 27 febbraio, l'ultimo verrà eliminato. Questa la classifica oggi del sondaggio. Nikita 31,82%, Antonella 23,30%, Oriana 19,89%, Tavassi 8,52%, Nicole 7,39%, Nicole 5,11%, Donna Maria 3,98%. Per ora a rischio eliminazione è Donna Maria. Amica o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Miss Famme Sape. E ora pubblicità che fa bene al cuore. Mi hanno detto che se faccio vedere la mia topina tu mi metti un like. Vediamo. Il cane salvato dai boschi sta bene e potrà essere adottato al canile di Legnano. Alla fine il lieto fine è arrivato, il cane salvato da morte certa nei boschi fra Rescaldina e Marnate sta bene e presto potrà essere adottato. A comunicare la notizia, attesa dalle tantissime persone che, nell'ultimo mese, hanno seguito con emozione l'evolversi delle cure prestate all'animale, proprio Alessia Giudici, la 45enne di Rescaldina che aveva salvato il cagnolino.
faccio l'attrice per non morire, e quando a 14 anni e mezzo avevo quasi deciso di smettere di vivere, ho capito che potevo farcela, a continuare, solo fingendo di essere un'altra, facendo ridere il più possibile. Ciao ciao! Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo.